Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Squadbuster e signori, laggiù in alto a destra, lo vedete, siamo di nuovo a secco completamente. Abbiamo 96 win streak da mantenere. E come le manteniamo queste win streak senza oro, signori? Non le manteniamo. Quindi oggi si deve sganciare, signori, e si sgancia di brutto. Oggi serve veramente il codice ferre. Vi spiegherò adesso durante il corso del video il perché di questa follia e soprattutto il come andrò a prendere 1.000.000 e passa, in realtà molto più di 1.000.000 di oro su questo account. Spoiler, pagando. No, vabbè, non è solamente un discorso di pagare, perché qua, ragazzi, beh, ci sono 1.250.000 di oro, ma noi ne andremo a prendere ancora di più. Chiaramente per questi video, cosa importantissima, controllare di avere il codice ferre sempre e comunque, eccolo lì attivo. Scade una volta a settimana, mi raccomando. E come appare scritto anche qua sotto, è attivo anche su Prozis, per tutti i gym bro, mi raccomando, vi dà anche il 10% di sconto e un sacco di goodies, ovvero regali al momento dell'acquisto. Bene, detto ciò, Ferre, ti riferisci per caso all'offerta che ci sta qui? No, quell'offerta che ci sta lì scade tra 24 minuti e la lasciamo scadere, non ci interessa. Adesso ci andiamo a prendere innanzitutto queste bellissime 3 PAM e cambiamo applicazione, perché molti di voi l'avranno capito, ne avevamo già parlato in questi giorni. Andiamo sul Supercell Store, siamo nella sezione Brawl, ma a noi ci interessa, torniamo nella home, ecco qua, la sezione Squadbuster. Io mi domando sempre, ma la sezione Boom Beach non esiste? Chissà perché. Il fatto è che, come potete vedere, Clans Royale e Brawl hanno questa sorta di borsettina, ok? Mentre Heyday e Squadbuster hanno semplicemente il banner del gioco. È una differenza solamente grafica? No. Infatti, se andiamo nella sezione di Brawl, per esempio, abbiamo le gemme, chiaramente, il pass, anche delle offerte, ma tutto quanto ci dà dei punti. Punti che, a seconda di quanto acquistiamo, ci danno poi tutta una serie di premi. Ne abbiamo parlato anche di recente in questo video. Tra l'altro, il premium Star Drop con Overdrive è tornato disponibile solamente grazie a questo metodo. Tuttavia, gli store che non hanno la borsettina sono ancora vecchio stile. E vecchio stile vuol dire appunto che hanno questo bannerino rosso. Vedete, tutte le offerte hanno questo bannerino rosso con la scritta 10% in più. Tra l'altro, vi faccio vedere anche che ognuna di queste offerte in alto a destra invece ha un loghino SB, che sta palesemente per Squadbuster, ma è il loghino, diciamo così, semplificato di Squadbuster. È la prima volta che lo vedo, l'ho visto solamente qua su Supercell Store. Ad ogni modo, questo è esattamente il funzionamento che avevano tutti i giochi su Supercell Store prima che venisse introdotta sta cosa dei punti. E come abbiamo già analizzato diverse volte, io ve lo dico in tutta trasparenza, il vecchio sistema, questo qua dei 10% in più, era molto più conveniente. Quindi, visto che qua c'è ancora, e secondo me non durerà tanto, ricordatevi queste mie parole, lo voglio sfruttare e lo voglio sfruttare a pieno. Squadbuster è un gioco su cui sto investendo molto più di 100 euro, sto investendo ore e ore del mio tempo ogni giorno, lo vedete con questo canale, e mi sta divertendo, mi sta piacendo, secondo me è un gioco con del potenziale, quindi questo acquisto lo faccio veramente a lungo termine, non solo per shoppare qualche win streak, capite bene, magari proprio per far progredire un account e portare dei contenuti, ok? Con loro su Squadbuster prendi letteralmente qualsiasi cosa, quindi insomma, non mi serve comunque giustificare. Lo dico per farvi capire il ragionamento che c'è dietro. Chiaramente questa non è una shoppata che fanno tutti, e anzi io vi dico sempre, anche se c'è il codice ferre, mi fa super piacere chi lo utilizza per supportarmi, shoppate sempre usando la testa responsabilmente, mi raccomando ragazzi, non esagerate come in tutte le cose. Detto ciò, 1.250.000 di oro con il 10%, appunto 125.000 in più, diventano 1.375.000 di oro. Insomma, è un bel po' di oro in più. Soprattutto, basta fare due conti, se noi volessimo shoppare 120.000 di oro, non ci basterebbe un'offerta da 12 euro, quindi letteralmente ci sta dando 12 euro, ok? Quindi andiamo a pigiare qui, ce lo aggiunge allo shop. La cosa bellissima è che volendo possiamo anche shoppare più volte questa offerta. Guarda che spettacolo, senti, stai calmo, Ferre, va bene uno, ok? Tra l'altro sono andato avanti, ho capito un pochettino quanto costa maxare un account di Squadbuster. Se vi interessa fatemelo sapere nei commenti, ci porterò un video. Ho giusto fatto un video ieri su Brawl, quanto costa maxare un account su Brawl, bene, parecchio, spoiler anche lì, soprattutto adesso che ci sono 80 Brawler, però qua su Squadbuster comunque non costa poco, ripeto.
fatemi sapere nei commenti, al massimo vi porto un video. Beh, a questo punto facciamo finalizzazione dell'ordine. Allora, piccola differenza da Brawl Stars, anche premendo sull'avatar ferre non appaiono indicazioni per quanto riguarda l'account, ok? Quindi è ovviamente una cosa su cui staranno lavorando. Voi controllate sempre di aver collegato il vostro account Supercell ID a Squadbuster, chiaramente. Vi basta andare qua sulle impostazioni e lo vedete, ID connesso. Cioè, più che altro mi dice appunto Ferre, che è corretto, però come Brawl non mi dà, ripeto, le statistiche dell'account. Brawl proprio ti dava a livello dell'account, nome dell'account, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque sotto ci sta scritto inserisci codice, chiaramente Ferre, invio e tutto a destra appare una bellissima spunta. Rieccoci qua, acquisto completato, signori, ci siamo. Ecco, adesso mi appare scritto un hashtag, questo dovrebbe essere il tag del mio profilo, effettivamente. Mi basta in teoria tornare su Squadbuster e loro in un modo o nell'altro dovrebbe arrivare. Chissà come. Oh, ok, eccolo qua, per un attimo ho temuto per il peggio. Signori, 1.375.000 di oro, sbada bam. Oh, 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 ok, mamma mia che roba. Adesso, signori, possiamo permetterci anche qualche piccola loss ogni tanto, ma soprattutto adesso dobbiamo puntare a fare il livello 3 della pignatta, soprattutto perché quel maledetto di Caressio oggi è nerdato e mi ha superato, quindi ci buttiamo direttamente in partita. Analisi dei personaggi fondamentale. Abbiamo Mavis come farmer, il domatore come speeder, non c'è il pollo, quindi importantissimo sarà il domatore. Il barbaro è il miglior fisico, Bo e Long come anche colte. Ho potenziato Mortis al 2, potrebbe tornare anche lui interessante come pick, ma vediamo che modificatori escono fuori. Allora, acque violente e infestazione di rampicanti. Ok, questo qua è un modificatore che costringe a essere molto pushosi, quindi subito regina, ok. Facciamo così, andiamoci subito a togliere questi cosi, ok, andiamo anche a accelerare un po', va bene, facciamo così, andiamo dritti di qua, guarda, questa ce la prendiamo al volo, ok, facciamo così, e, bella la bombetta, non la molliamo, sinceramente qua mi piglio Mortis, volentieri, guarda, che ci può tornare assolutamente comodo, ok, andiamo di qua. Prendiamoci anche il cannoncello, ma guarda, lo prendo il cannoncello sinceramente, più che altro perché con la bomba così ci faccio un po' di oro. Il domatore l'abbiamo detto che era fondamentale e lo prendi... No, quella scarpetta maledetta, ragazzi. Attenzione qua a questo, e vedete che stanno tutti puntando su delle comp per fare danni, ragazzi. Quindi anche noi prendiamo un bel barbaro, restiamo solidi. Attenzione a questo, questo qui è una bellissima... è un bellissimo... mostriciattolo per fare dell'oro. Attenzione. Ok. Attenzione. Togliamolo. Dai. Ok. Fa un po' di danni, ma va bene. Ci prendiamo un bel po' di gemme, un bel po' di tutto qua. Vediamo un po' un'altra cassettina. No, lasciamolo stare questo. Ok. Facciamo un giretto di qua. Attenzione. Facciamo così, facciamo cosa, pigliamo tutto. Allora, qua la cassa è sparita, tra l'altro. Vediamo di provare a prenderci questa. E pam, me la prendo assolutamente. Questo lo rallento e gli sparo anche. Ok, l'ho danneggiato proprio leggermente. Allora, devo stare un attimino attento a questo. Ok, lo riusciamo anche a far respawnare. Allora, mi servono 25 monete. Siamo rimasti in 6. Qua qualche altra kill ci scappa sicura, ragazzi, secondo me. Ma proprio sicura. Ok, attenzione alla bomba mia. Ecco, questa probabilmente è una gran cosa. Ci prendiamo un altro Mortis. Torretta di Pam che ci cura. Siamo super difensivi così. Ok, ci prendiamo queste belle gemmine. Ok, stiamo attenti a questo cannoncello qua. Altre gemmine che ci stanno. Ok, ci prendiamo così ancora. Attenzione qua, facciamo così. Ok, facciamo capire che ci devono stare alla larga. Stiamo compatti qua. Attenzione. Prendiamoci un'altra streghetta. C'è un'altra regina, scusatemi. Sto nella torretta di Pam, così mi curo forte. Attenzione. Mi curo forte, ho detto. Ok. E
quarta posizione ce la portiamo a casa abbastanza chill. Anche perché, se ho visto bene, comunque 5 erano morti. Vedete, questo modificatore è molto pericoloso, ragazzi. L'arena spiaggia è molto, molto pericolosa, ragazzi. Soprattutto per me che ci sono praticamente appena arrivato. Qui cambia anche il concetto con cui, ad esempio, si utilizzano le chiavi. Riprendendo il video delle 10 tips di base di Squadbuster, che tra l'altro, visto che vi è piaciuto, arriverà poi l'episodio 2. Allora, prendiamoci di nuovo i ticket, chiaramente, che questi sono fondamentali. Anzi, loro principalmente, ragazzi, va in ticket, ve lo dico, perché ogni 3 partite bisogna pagare la tassa. Ok, tesoro, va bene. Allora, ci prendiamo sicuramente la carissima Mavis, perché in questa modalità qua, ragazzi, si faranno gemme a profusione, semplicemente, e quindi ci serve assolutamente un metodo di farming il più efficace possibile. Quindi pigliamoci tutto, ok. Ci prendiamo un Gregorio, assolutamente. Allora, devo stare attento in questa fase. Allora, abbiamo fatto sicuramente la fusione su Greg e tutto bello, bellino, per carità. Però, ragazzi, questo modificatore qua è infame. Non sembra, ma è bello infame. Allora, adesso siamo super farmer. Dobbiamo cercare di iniziare a prepararci un po' di danni. Allora, colte non è male. Via, tira giusto coso. Ok, ha perso un anello. Ce lo proviamo ad andare a prendere? Vediamo un po' se riusciamo per... No, dove è finito l'anello? Ma questa Shelly? No, ma cosa mi hanno tirato giù? Mi hanno tirato giù Colt. Vedete, Colt è bello squishy. Vedete, perché certe volte preferisco il buonbo, ragazzi. Oh, è una garanzia su... No, la casettina la mi sparisce. Ok, finita, un po' più solida, va bene. Mi prendo il domatore, sinceramente. Anche se mi aumenta un po' il costo, preferisco prendermi il domatore, perché è importante, ragazzi. Facciamo così, tanto oro ne abbiamo parecchio. Ok, e altro domatore, assolutamente, che ci dà un bel boost. Ok, andiamo veloci a prenderci quella cassettina lì. Altro domatore, qua comincia a farsi interessante la faccenda. In realtà sono terzo, quindi comunque la situazione è buona. Stanno andando giù dei ragazzoni, ma noi non molliamo, stiamo sereni, tranquilli. Ci abbiamo comunque un bel vantaggio, abbiamo anche un'altra fusione. Facciamo così, questo qua è una free kill, Qua è una free kill, qua c'è una free kill. Attenzione, ricarichiamoci al volo. Regina again, andiamo qua. Qua non siamo intoccabili in teoria. Qua in teoria siamo intoccabili perché siamo pure speedati col domatore. Regina, no, adesso possiamo fare anche un attimino più i gradassi, Proprio poco, ci prendiamo pure un anello. Via, perché comunque con l'anello siamo fragili. Ok, facciamo una robetta del genere. Ok, ci prendiamo tutto. Ok, onestissimo, andiamo giù di qua. Va bene. Qua un bel re. Signori, siamo secondi. Molto chill. E Regina, vai, ok. Tranquillissima sta partita. Ok, ci sta. Abbiamo usato un dadino che forse potevamo anche non usare a sto punto. Prendiamoci sta cassettina. Forse bisogna cercare con tesoro di girare un pochettino più intorno al mid, per cercare di prendere più anelli. Però non potendo puntare tanto sulla velocità, poi avevo paura di non poter scappare. Ero un po' preso male, sinceramente. Ci pigliamo ancora un po' di oro, perché in questo video non ne abbiamo fatto tantissimo, oggettivamente. Un baule epico che ci darà dei king, va bene. Una missioncina. L'evento di Tara lo concludiamo poi dopo. Potrei anche sbloccarmi Bea con un 100k di oro, ma preferisco trovarla nelle casse. Voglio trovarla nelle casse, signori. Gemma Gogo, qua è un grande classico. Non ho visto però i personaggi qua, Potrei aver fatto una pollata. A proposito di polli, facciamo così, ok. Facciamo così. Venite qua, robottini. Venite qua. No! Ma dove l'ho tirata? Raga, l'ho proprio miscliccata male questa, Non è proprio il miglior modo per startare un game, diciamocelo. Terrificante, veramente. Terrificante quella bomba, ragazzi. Chiaramente volevo prendere i robottini e l'albero, ma avevo il pollice a banana e è andata così. Va bene, ragazzi. Io vedo già i commenti della gente che mi prende in giro. Va bene, ci sta, ragazzi. Fa parte del gioco. Cioè, fa parte del gioco. No, in realtà non fa parte del gioco, però... Dai, prendiamoci sto barbaro, va. Ma questo tizio, che adesso andiamo a rallentare. E adesso andiamo magari anche a killare. Gli stiamo addosso tantissimo. Gli stiamo addosso tutta la partita, questo. Non è mai una buona idea seguire così gli avversari, ragazzi. Mai. Ok, è una mega unit adesso. Non conviene più fare tanto i furbi con lui. Ci ho perso fin troppo tempo dietro. Qua ci sono un sacco di persone più furbe di me che stanno sfruttando il mercante con Mavis.
e faranno un sacco di gemme, quindi o mi comincio a boostare un po' sta comp, oppure qua ragazzi tra poco arriva qualcosa di veramente brutto per noi. Qua succederà una cosa molto brutta ragazzi. Qua conviene andare in mid perché succede una cosa molto molto brutta. Bello! Eccolo qua il recupero che ci voleva. Se non c'era quella kill lì ragazzi finiva veramente male, finiva. Comunque bellissimo Mortis che praticamente fa respawnare, fa risorgere tutti quanti i robottini, ok? E cioè, praticamente avevamo una squadra di robottini. Comunque signori non so se avete visto 99 win streak. Attenzione baule raro, sempre stregone. Questo vuol dire che ancora un match e facciamo le 100 win streak. E vedi, 6k di oro che vanno di nuovo. È così la vita, signori. Attenzione, guerra dei cloni. Guerra dei cloni, signori. Mio modificatore preferito, vi ricordo. Qua, ragazzi, facciamo un disastro. Qua facciamo un disastro, dai. Non posso. Signori? No, non ci credo. Se avete già capito cosa voglio fare. Ok. Ok. Oh, signori, avete capito cosa voglio fare, immagino. Avete capito che combo assurda c'ho in testa, vero? Ok. Ok, vai, perfetto. Ok, vamos, altri goblin. Ok, vamos, non prendere le monete. E rerolla. Ah, Shelly. E altro goblin di nuovo. Veloce, veloce. Mercante. Ok. Facciamo, signori, qua facciamo il record di gemme. Tranquillamente, ve lo dico già adesso. Facciamo così. Vai, forza, 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 forza. Ok, vamos. Vediamoci tutto. Onestissimo. E ancora... Goblin. Ok. Mercante. Ulla. Oh mio Dio. Rolla. Goblin. Signori, impazzisco. Vediamo un po'. Dai, rerolla di nuovo. Devo far andare un sacco di sti goblin. Mannaggia. Niente. Goblin di nuovo. Non me ne da più, ragazzi. No, devo cambiare casse. Prendo un po' di king. Butto un po' di king che questi mi difendono. Ok. No, ragazzi, è andata di sfortuna. Ok. Prendo Nita. Ok. È andata veramente di sfortuna una certa, ragazzi. Peccato. Vediamo se per caso riusciamo... No, non riescono più, ragazzi. Peccato. Peccato veramente. Ok, goblin. Aspetta. Dammi mercante. Non ci credo. Ok, riproviamo. E niente, mi dà il... Cioè, mi dà gli epici. Non ci credo, raga. Cioè, mi dà gli epici, ma non mi dà... io ti odio. Cioè, siamo primi, ma potenzialmente qua, ragazzi, potevamo fare veramente molte più gemme. Cioè, mi dà gli epici, non mi dà i comuni. Dai, ma non ci credi manco te. Dai. Non ci credi neanche te, mi dava gli epici, non mi dava i comuni, ragazzi. Ah, potevamo fare un disastro lì. Allora, ci porterò magari un video, ragazzi, su sta cosa, fatto ad hoc, ok? Sì, no, beh, chiaramente ormai ci sono tutti i bauli epici. E ciao. Abbiamo fatto uno sfacelo di gemme, ragazzi. Uno sfacelo di gemme, abbiamo fatto dare un sacco di dadi. Però, avete capito quella era la combo, no? Goblin, mercante e... Mamma mia, che centesima win streak che ci è uscita devastante. Devastante, signori. No, ma potenzialmente con sto trick si può fare anche ma tranquillamente 1000 gemme in una partita. Ho visto delle robe allucinanti, ragazzi. Facciamoci il barbaro, tranquillamente. Signori, per questo video siamo giunti al termine. Vi ringrazio per la visione. Vi ricordo, se utilizzate il Supercell Store, sempre codice Fare nello Shop per tutti i contenuti che trovate su questo canale. Noi ci becchiamo alla prossima. Un saluto a tutti e ciao belli.